Benvenuti a tutti, questo è l'ottavo incontro della nostra rassegna, questo è il Filosofico. E quest'anno, lo dico per chi venisse per la prima volta, tutta la serie di incontri è stata dedicata al tema futuro. Molti di voi lo sanno, e tra le varie declinazioni del tema futuro certamente non potevamo ignorare la fisica e le sue implicazioni filosofiche. All'inizio del secolo scorso qualcosa è accaduto, ce lo spiegherà il professor Longhiza, per cui la distinzione tra passato, presente e futuro, una distinzione assoluta, è venuta meno. Perlomeno si sono sollevati fortissimi dubbi. Io credo che la frase che è riportata nel titolo si rifaccia a una famosa frase scritta da Einstein in una lettera di... Esatto. Ma forse spiegherà, lascio al professore la spiegazione del titolo. E non potevamo scegliere un ospite migliore del professor Longhiza, che è professore associato di filosofia della scienza all'Università Milano Bicocca, è al Dipartimento di Scienze della Formazione, ha dedicato tutta la sua formazione a confrontarsi con i temi fondamentali della fisica, tanto la teoria della relatività quanto la meccanica quantistica, quindi è uno sviluppo di lunghissimo corso, tutta la sua formazione è costellata di testi di ricerca riguardo sia la teoria della relatività che la meccanica quantistica. Vi riporto soltanto alcune principali pubblicazioni monografiche, dalle più recenti fino alle meno recenti: Albert Einstein, l'immagine scientifica del mondo del 2015, Albert Einstein, Atlante filosofico del 2010, La natura delle cose, introduzione ai fondamenti della filosofia della fisica del 2005, e I segreti del grande vecchio Einstein, i fondamenti della meccanica quantistica del 1998. Gli lascio immediatamente la parola, lo ringrazio tantissimo per aver accettato di venirci a parlare di questo difficile tema e vi auguro di godervi la conferenza. A dopo. Dunque, parlo anch'io così senza microfono, spero che vada bene. Allora, prima di tutto grazie infinite per l'invito e l'ospitalità. Allora, il tema, come ha già detto la collega, è enorme, difficilissimo, non basta, non ho una vita, molte vite, per insomma, provare ad affrontare tutti gli aspetti legati a questo tema. Allora, quello che vorrei fare oggi è diviso sostanzialmente in due parti. Nella prima parte vorrei dare un'idea di un problema molto difficile che ha a che fare con i temi di cui si occupa questo ciclo, che in termini molto generali è il problema del rapporto tra la scienza e l'immagine di senso comune del mondo naturale. Questo è un problema veramente di enorme difficoltà, è un problema che nasce in questi termini con la rivoluzione scientifica, cioè con quell'evento di cui parleremo più avanti, che dà forma a ciò che oggi sono le teorie scientifiche, ed è, ripeto, un problema molto complicato che assume forme diverse a seconda delle teorie diverse di cui ci si occupa. Io dirò alcune cose sulla immagine del tempo alla luce di ciò che, diciamo, di alcuni punti fondamentali illuminati dalla fisica che parla del tempo, e vedremo appunto, diciamo, darò un paio di esempi del senso in cui questo rapporto tra la teoria scientifica e l'immagine di senso comune è un rapporto, diciamo così, quantomeno controverso, e questo rende il problema molto difficile. E conclusioni del genere si possono trarre, come dicevo prima, a proposito anche di altre teorie fisiche che si occupano di altri aspetti di porzione del mondo naturale. Quindi è un problema, diciamo, comune di portata molto ampia. Questo sarà sostanzialmente il tema della prima parte della mia chiacchierata. Invece nella seconda parte mi soffermerò su un tema di estremo interesse da un punto di vista filosofico, che è stato sicuramente affrontato, ma spesso probabilmente non nel modo
più adeguato a mettere in luce gli aspetti più interessanti, ed è un tema legato alla figura di Einstein, che come tutti sanno è colui che ha introdotto così le categorie scientifiche fondamentali per parlare dello spazio e del tempo, e cioè in particolare il tema del ruolo del pensiero, dell'indagine, degli interessi filosofici nello sviluppo della carriera scientifica di Einstein e nello sviluppo, diciamo, della quella che il libro che gentilmente la collega ha ricordato, ha contribuito a comporre una certa immagine scientifica del mondo. È un aspetto diciamo, in parte noto, perché tutti sanno più o meno che Einstein era uno scienziato molto curioso, quindi abituato anche a dialogare con la filosofia, ma i termini un po' più precisi in cui la filosofia ha svolto un ruolo nell'opera di Einstein ci dicono qualcosa di più che non il fatto che era semplicemente un uomo di cultura curioso. Ci dicono qualcosa di più sulla sua opera scientifica e ci dicono qualcosa di più anche, diciamo così, in termini generali ma ragionevoli, sulla filosofia della scienza del Novecento, perché, come insomma dopo accennerò, Einstein ha scritto alcuni testi nella seconda parte della sua carriera scientifica, quella diciamo meno attiva dal punto di vista della ricerca scientifica militante. Ha scritto alcuni testi di orientamento e di interesse specificamente filosofico che sono di enorme interesse e che in un certo senso anticipano anche linee di indagine che poi hanno caratterizzato in modo forte la filosofia della scienza come disciplina autonoma, intesa in senso professionale, con anticipazioni molto interessanti e anche diciamo, molto interessanti nel loro collegamento con l'opera scientifica in vivo di Einstein. Quindi sono molti i temi di interesse da questo punto di vista, e questo occuperà la seconda parte appunto della mia chiacchierata. Allora, il titolo, come diceva Marzia, viene da una lettera famosa tra diciamo chi si occupa di Einstein, una lettera che Einstein ha scritto ai familiari di Michele Besso, che è stato un amico di una vita di Einstein, un ingegnere conosciuto ai tempi in cui Einstein era sconosciuto alla comunità scientifica e lavorava all'ufficio brevetti, un ufficio brevetti in Svizzera. Einstein stabilì un'amicizia appunto durata praticamente 50 anni con Michele Besso, e fa riferimento a una lettera ai familiari in occasione della morte di Michele Besso, usa questa espressione, la tenace illusione del tempo, e più avanti insomma accennerò al senso in cui Einstein usa questo termine illusione a proposito del tempo. Allora, vi dicevo prima, è un problema molto difficile. Dunque, il fatto che la scienza e le teorie scientifiche in generale abbiano implicazioni filosofiche è un fatto insomma abbastanza poco sorprendente, nel senso che le teorie scientifiche parlano di un mondo e di una serie di problemi su cui la filosofia si interroga da moltissimo tempo. Quindi da questo punto di vista non è una sorpresa che le teorie scientifiche abbiano delle potenti implicazioni filosofiche, perché le teorie scientifiche parlano di causalità, di mente, di ragione, di scopi, di tante cose oramai ne parlano le scienze, sono temi su cui la filosofia si interroga da molto tempo. Quindi questo cortocircuito tra contenuti scientifici e indagine e filosofica non sorprende da questo punto di vista. Quello che però prima nominavo come problema difficile, e che è tuttora un problema difficile, posto che sia in un certo senso facilmente risolvibile comunque, è un problema diverso, cioè non semplicemente il fatto che le scienze abbiano implicazioni filosofiche, ma il problema di provare, diciamo così, come indicato qui, a estrarre una rappresentazione intuitiva, complessiva, diciamo così, del mondo naturale o di porzioni importanti del mondo naturale a partire dalle teorie scientifiche, cioè sulla base di ciò che le teorie scientifiche dicono
di quella porzione di mondo. Questo problema è un problema, vi dicevo, di enorme difficoltà, perché lo sviluppo delle teorie scientifiche, diciamo così, andando a spanne dal 600 ai giorni nostri, ha seguito una strada in cui, diciamo così, la divergenza tra il senso comune e i contenuti scientifici è andata progressivamente aumentando. Quindi c'è una distanza molto grande tra un senso comune, e non c'è nessuna caratteristica spregiativa in questa espressione, il senso comune è qualcosa, diciamo, senza il quale noi non potremmo esistere anche proprio biologicamente, evolutivamente, quindi le intuizioni di senso comune sono una guida fondamentale nella nostra vita, nella nostra, diciamo, anche riflessione concettuale, ma appunto a partire dalla rivoluzione scientifica, e mi soffermerò un po' su questo, la distanza tra questa intuizione anche sofisticata, notevolmente raffinata, di senso comune del mondo naturale, non solo, e la scienza è andata progressivamente aumentando. E questo problema è alla base di una serie di questioni difficili da affrontare, perché il modo in cui le teorie scientifiche parlano di queste porzioni di mondo relative è un modo difficilmente, come dire, trasferibile senza mediazioni complicate al senso comune, anche a una rappresentazione scientifica però intuitiva e complessiva del mondo naturale. Questa è sostanzialmente la sorgente del problema. Appunto, questo è una circostanza generale, direi proprio culturale in senso lato, cioè il ruolo che la teoria scientifica ha avuto nel, così, orientare, nel plasmare un'immagine del mondo, e naturalmente, per motivi evidenti su cui anche ritornerò tra breve, questa relazione diventa una relazione, diciamo, seria, e quindi nasce il problema di cui vi dicevo prima, da quando diciamo così, ciò che oggi chiamiamo teorie scientifiche cominciano ad assumere una configurazione simile a quella con cui le conosciamo adesso. Cioè, in quell'epoca, così, più o meno un secolo e mezzo, che noi sbrigativamente indichiamo col nome di rivoluzione scientifica. Allora, la rivoluzione scientifica, come tutti sanno, è uno spartiacque fondamentale per la nostra modernità culturale, sociale, in tantissimi sensi, facili da immaginare se pensiamo al ruolo che la scienza ha nel mondo contemporaneo in molti, molti ambiti. Questa presenza è, diciamo, la possibilità per noi di individuare immediatamente, anche se non tutti i dettagli, che cos'è un contenuto scientifico e che cos'è un contenuto altro. Un compito, diciamo, intuitivamente abbastanza semplice oggi, al di là delle preparazioni culturali di ciascuno, affonda, diciamo così, le radici in una intuizione semplice per cui esiste qualcosa che è scienza ed esiste tutto il resto. E entro certi limiti è possibile facilmente tracciare una linea di demarcazione tra questi due grandi ambiti della cultura umana. Questo fatto, che per noi, ripeto, è abbastanza pacifico, è in realtà uno stato di cose che ha un'origine culturale precisa. Non è sempre stato così, anzi, è quasi sempre stato diverso da così, nel senso che nella scala temporale dell'evoluzione culturale del genere umano, una distinzione tra problemi scientifici e problemi non scientifici, o tra scienza e altro, per comodità nostra, diciamo, filosofia, ma è un po' un abuso, ma per intenderci, questa distinzione è una distinzione culturalmente molto recente. Molto recente. È da poco tempo, 4 secoli sono molto poco tempo, che diciamo, ci chiediamo, poniamo relativamente a una spiegazione di certi fenomeni, se quella spiegazione sia davvero una spiegazione scientifica. E riteniamo di avere, diciamo, dei buoni criteri per caratterizzare
che cos'è una spiegazione scientifica, anche se naturalmente dal punto di vista filosofico sono complicate, però più o meno ci imbrocchiamo, no, in questo tipo di caratterizzazione. Questa possibilità, con tutti i limiti, è una possibilità, ripeto, che affonda le radici nel fatto che noi distinguiamo facilmente. Questa distinzione non esisteva fino sostanzialmente al XVII secolo e ancora. Questo è un fatto di importanza culturale decisiva per interpretare il ruolo della scienza nel mondo moderno, assolutamente decisiva, senza la quale non si capisce quasi niente della, diciamo, densità di questi problemi. Bene? Allora, un portato, accennavo prima, di questa fondazione di un'ottica autenticamente scientifica, o di un'ottica che oggi chiamiamo autenticamente scientifica, che appunto si avvia con la rivoluzione scientifica, è questo progressivo allontanamento dalla intuizione. Allora, c'è un passo molto famoso, ma molto importante, profondo, di Galileo. È sempre un piacere menzionare Galileo in questa città, che tocca in modo, direi, esplicito questo punto. L'ammirazione di Galileo per l'ingegno di quelli che con la vivacità dell'intelletto loro hanno fatto forza ai propri sensi, che abbiano potuto antepor quello che il discorso gli dettava a quello che le sensate esperienze gli mostravano apertissimamente in contrario. Questo è una specie di manifesto del problema a cui sto facendo riferimento. E Galileo dice una cosa, diciamo così, coraggiosa, pesante dal punto di vista concettuale e metodologico. No? Dice: ammiro l'eminenza degli ingegni di coloro, tra cui naturalmente pone se stesso, perché l'ego di Galileo era abbastanza pronunciato, con buone ragioni, di coloro che, diciamo così, scommettono su ciò che il discorso gli dettava, cioè la teoria. Quindi qualcosa che non vedo immediatamente nell'esperienza percettiva di senso comune. Questo è una sorta di manifesto metodologico di uno dei tratti fondamentali della scienza che all'epoca si sta creando. Il fatto che dobbiamo, in un certo qual modo, non fidarci della nostra intuizione entro certi limiti, perché comincia a manifestarsi questa sorta di scollamento tra ciò che detta il discorso, e nel discorso ci sta dentro naturalmente anche tutta la potenza della matematica, della descrizione mediante un linguaggio matematico della realtà, e ciò che le sensate esperienze dimostrano, no? Questo termine è molto carico in Galileo, che a volte nella retorica comune viene caricato di una, diciamo, come dire, positività acritica. In questo caso, diciamo, le sensate esperienze è qualcosa di cui fare un uso attento, perché talvolta possono, come dire, indurci a pensare cose che il discorso fa vedere non essere completamente corrette. Allora, dicevamo, la rivoluzione scientifica, si usa questo termine denso dal punto di vista concettuale di rivoluzione. C'è stato un notevole dibattito storiografico durato molto tempo tra chi si è occupato delle origini della scienza moderna sulla plausibilità di usare un termine così carico per un passaggio del genere nella storia culturale. Rivoluzione vuol dire una cosa ben precisa, anche se sapete che l'uso di questo termine per indicare un cambiamento, diciamo, irreversibile, violento, è curioso, perché il termine è di origine astronomica e denota una cosa completamente differente, diciamo. Invece una rivoluzione nel senso della rivoluzione scientifica denota un cambiamento radicale, tendenzialmente improvviso quasi, con forti caratteri di discontinuità e di irreversibilità. Un cambiamento rivoluzionario è qualcosa che trasforma il mondo nel quale si esprime, si sviluppa, rendendolo qualcosa di inconfrontabile col mondo precedente, qualcosa da cui non si può più tornare indietro, sostanzialmente. E come potete immaginare, se noi riflettiamo alla storia della cultura
occidentale, relativamente a quello che noi discutiamo qui, della storia moderna, con la enorme quantità di processi, di fattori in gioco, non è, diciamo, di poco conto decidere di usare un termine come rivoluzionario, perché c'è stato, dicevo, accennavo prima, un dibattito abbastanza lungo e complicato sul problema se la rivoluzione scientifica, la nascita della scienza, debba essere visto come uno spartiacque discontinuo, un'autentica rivoluzione, o qualcosa invece che deve molto al passato in un'ottica un po' più continuista. Cioè, è stato un sacco, diciamo, di lavoro con grandi personaggi su entrambi diciamo, le fazioni. Ci sono stati però sostanzialmente dei motivi, alcuni dei quali appunto accennerò in modo molto semplicistico e sbrigativo, che hanno convinto larga parte della comunità scientifica che si occupava di questo problema a considerare ragionevole e adeguato l'uso del termine rivoluzione per indicare questo passaggio. Allora, in che senso? Allora, concentriamoci sull'aspetto, diciamo così, intellettuale di questo passaggio storico, un passaggio veramente complesso, con tutti questi passaggi così importanti nella storia moderna. Quindi la dimensione intellettuale, che cos'è che, diciamo così, la rivoluzione scientifica induce a comprendere di nuovo? Questo intendo dal punto di vista intellettuale. Beh, la rivoluzione scientifica, dicevo, è giustificatamente indicato in questo termine perché configura autenticamente un rovesciamento di prospettiva. Non è un, diciamo, adattamento progressivo rispetto a visioni precedenti, né con ottimi motivi diciamo, può essere considerato come una sorta di precipitato fondato sulla scoperta di fatti specifici dal punto di vista empirico sperimentale, ma è, diciamo così, comprendiamo autenticamente il ruolo e la profondità di questo passaggio se ci concentriamo su questo aspetto del rovesciamento di prospettiva, cioè sul fatto che la rivoluzione scientifica, diciamo così, configura un modo diverso e radicalmente irriducibile di guardare sostanzialmente agli stessi fenomeni di prima. Quindi l'evoluzione scientifica non nasce tanto perché scopriamo dei nuovi fenomeni, anche se indiscutibilmente si colloca così in una scala un po' ampia, in una fase storica legata anche autenticamente all'allargamento degli orizzonti geografici, no? Quindi è indiscutibile che l'evoluzione scientifica coincide temporalmente con una fase in cui si scoprono anche pezzi di mondo che nessuno aveva mai visto, e questo ovviamente, come comprendiamo bene, ha delle diciamo, implicazioni di lunga durata importanti, ma è soprattutto, se noi appunto ne vogliamo cogliere anche così in un'ottica un po' orientata dal punto di vista filosofico il suo significato, le sue implicazioni così importanti, è autenticamente un rovesciamento di prospettiva, cioè un modo radicalmente diverso di guardare ai fenomeni a cui gli uomini avevano sempre guardato, dando una certa serie di spiegazioni, diciamo così. Allora, la parola chiave, dovendo appunto semplificare, sintetizzare, questo mi scuserò varie volte perché riduco a poche parole problemi enormi, ma non si può fare diverso, la parola chiave, o una delle parole chiave, è questa qua, modello. Allora, sappiamo che, con tutti i dettagli che uno può trovare naturalmente, sappiamo che l'immagine del mondo con cui quello che oggi chiamiamo rivoluzione scientifica si trova a confrontarsi è un'immagine del mondo di stampo, uso questo termine generico, di stampo aristotelico. È un termine generico nel senso che Aristotele, diciamo, è il grande ispiratore di alcuni tratti fondamentali di questi di questa immagine, ma c'è un contributo enorme a partire già praticamente dai quasi contemporanei di Aristotele fino a tempi alle soglie, personaggi che si collocano in tempi alle soglie della rivoluzione scientifica. Ma è sicuramente, diciamo, perdonandomi questo semplicismo, un'immagine che possiamo chiamare immagine.
immagine aristotelica, e quella l'immagine del mondo con alcuni tratti fondamentali su cui dovrò non mi potrò soffermare, quella che la rivoluzione scientifica si incarica in qualche modo di rovesciare. Allora, un fattore chiave, probabilmente dovendo individuare, fare una sorta di gerarchia, è il fattore chiave, è la diciamo, capacità di cogliere l'importanza di ciò che lì chiamo, con termine non bellissimo, modellizzazione. Questo, se vogliamo così puntare il dito, indicare un probabilmente l'elemento autenticamente originale, profondo, dei moderni rispetto a tutto ciò che li ha preceduti, è la intuizione del fatto che un'indagine che oggi chiamiamo con buoni motivi scientifica del mondo deve primariamente costruire dei modelli dei fenomeni che vuole studiare, cioè delle rappresentazioni idealizzate, semplici, con pochi elementi, non delle fotografie con mille dettagli, dei modelli, delle rappresentazioni semplici. Ovviamente c'è un grande rischio nel decidere di focalizzarsi su rappresentazioni semplici, perché noi dobbiamo decidere cosa togliere da questa fotografia piena di dettagli per arrivare al modello. Il modello è una rappresentazione con pochi tratti ritenuti a torto o ragione fondamentali, e lì sta in qualche misura la genialità o l'errore o il fallimento dello scienziato, no? Tutto molto dipende da imbroccare, diciamo così, un buon modello. Questo, anche se per noi abituati a 4 secoli di scienza è un fatto ovvio, no? Quando noi a scuola impariamo, proviamo a imparare un po' di scienza, ci vengono presentati dei modelli semplici, no? È il modo in cui anche tutti noi, come dire, ontogeneticamente impariamo un po' di scienza, attraverso modelli semplici che poi impariamo se continuiamo a generalizzare, no? In qualche modo l'umanità ha fatto questo stesso percorso. Qualcuno, più intelligente degli altri, nani sulle spalle giganti, ha capito che doveva passare attraverso questa attività di modellizzazione, e questo è stato un fattore decisivo, probabilmente il fattore decisivo, in quanto capace di diciamo così, attivare una serie di conseguenze fondamentali per lo sviluppo della scienza a catena, in un certo qual senso. Anche qui c'è una famosissima citazione, che però è sempre d'impatto, dal dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo, il famoso passo sul difalcare gli impedimenti della materia. Galileo ha un ruolo che non c'è bisogno di giustificare nella storia della scienza moderna, dal punto di vista dei contenuti specifici della cinematica, dell'astronomia, ma è anche, diciamo così, un grande metodologo della scienza moderna, ed è un grande metodologo della scienza moderna che era pienamente consapevole di alcuni di questi aspetti che oggi noi appunto indichiamo come metodologici. Bene? Questo elemento della centralità dell'attività modellistica nell'indagine scientifica trova nella riflessione metodologica di Galileo un'espressione esplicita, consapevole, pienamente consapevole. Questo passo è una sorta di manifesto di questo fatto, e che manifesta anche, scusate il gioco di parole, come dire, la fiducia assoluta nel fatto che se si riesce a fare un'operazione del genere i conti torneranno, no? Si torna al discorso, ciò che detta il discorso, cioè la teoria dotata anche di una potente, diciamo così, struttura formale e matematica. Quindi se sapremo difalcare gli impedimenti della materia, troveremo un perfetto accordo tra una teoria matematica espressa in linguaggio matematico che usa nozioni formali, strutture, funzioni, insiemi, e il mondo là fuori. Questa fiducia è alla base della rivoluzione scientifica, perché gli antichi
diciamo, mettiamo nel termine antichi, dai babilonesi che dimostrarono il teorema di Pitagora probabilmente, fino ai contemporanei Galileo, come noto hanno ottenuto risultati strabilianti in un insieme enorme di campi, ma su questo punto rimangono, diciamo così, antichi, nel senso che c'è un'idea di fondo contro la quale, rispetto alla quale l'evoluzione scientifica fa un passo avanti, ed è il ruolo della matematica nella descrizione del mondo. Anche questo è collegato al discorso iniziale che vi ho fatto sulla difficoltà di conciliare le teorie con l'immagine del mondo, perché le teorie scientifiche odierne in larga parte sono altamente matematizzate e alcune delle cose che dicono del mondo dipendono fortemente dalla matematica che usano, e non è banale fare questo passaggio tra le strutture matematiche di quel tipo e il fatto che parlano efficacemente del mondo intorno a noi. Quindi è un elemento veramente importante. Allora, dicevo, gli antichi hanno fatto, dedicato ovviamente, come tutti sanno, molta parte delle loro indagini alla matematica, hanno ottenuto risultati importanti dal punto di vista proprio della teoria, ma diciamo così, sempre semplificando parecchio, avevano un limite fondamentale di carattere, diciamo così, metodologico e diremmo oggi di filosofia della matematica. Cioè, la matematica in che rapporto è col mondo empirico, col mondo dell'esperienza? Allora, gli antichi sostanzialmente pensavano, da un lato, che la matematica costituisse un ideale privilegiato di conoscenza rigorosa, e questo va da sé in un certo senso. Dall'altro, però, per il nostro problema, questa è una conseguenza più controversa, cioè la conoscenza rigorosa è esemplificata nella matematica perché la matematica non parla del mondo, se no non potrebbe essere rigorosa. Questo è, semplificato, no, come dire, una sorta di postulato zero a proposito del ruolo della matematica nei confronti dell'esperienza, in tutta la traduzione scientifica nel senso lato, che arriva fino alla soglia della rivoluzione scientifica. Quindi fare, diciamo così, la scommessa secondo cui io posso usare la matematica per parlare del mondo, anzi è una componente chiave nello sviluppo e nel progresso della mia conoscenza sul mondo, questo è davvero, diciamo così, una grande scommessa che va ascritta completamente a merito dei moderni, perché su questo punto non c'è verso di stabilire una continuità rispetto a una lunga tradizione precedente. Questo vale anche, diciamo, in periodi precedenti a Galileo, già all'inizio dell'astronomia moderna, insomma, c'è una forte divergenza di questo. Allora, però, vi dicevo, perché il termine modellizzazione, insomma, il concetto di modello è chiave anche da questo punto di vista? Beh, perché se noi accediamo all'idea che un passaggio fondamentale per provare a capire comprendere il mondo naturale, alcuni fenomeni del mondo naturale, sia costruire dei modelli semplici dei fenomeni che ci interessano, beh, all'interno di questo ambiente, diciamo così, il modello semplice, la matematica lavora al meglio. Solo in un modello semplice, inizialmente semplice, il linguaggio della matematica può trovare, diciamo così, il suo posto, può trovare possibilità di spiegarsi e svilupparsi efficacemente. Quindi c'è una scommessa, diciamo, metodologica sul fatto che noi riusciamo a grattare la realtà facendo dei modelli semplici, non importa che siano semplici, anzi devono essere semplici, ed essendo semplici si dimostra un ambiente, diciamo così, teorico, concettuale, adatto per l'uso di un linguaggio come quello matematico, che ha bisogno, diciamo così, di coordinate ben definite, dove, diciamo così, poter sviluppare il proprio potenziale. Questo fatto, questa sinergia, diciamo, tra l'idea di modello e il ruolo della matematica, ha uno sviluppo enorme ed è sicuramente alla base del tasso di sviluppo pazzesco che la teoria scientifica ha avuto in 4 secoli rispetto alla scala temporale precedente.
No? Se io accetto questa scommessa, beh, io posso prendere tutto l'armamentario della matematica che già c'è e che posso aumentare per studiare il mondo, no? Qualcosa che in qualche senso era precluso fino a quel punto. Quindi le porte, diciamo, allo sviluppo si aprono in una maniera incredibile. Alcune cose molto belle le ha scritte questo grande storico della scienza, il signor Alexandre Coiret. Che ha usato questa espressione molto bella relativamente all'astronomia moderna. La rivoluzione scientifica, come nasce della scienza moderna, è principalmente una rivoluzione astronomica, cioè nasce nell'astronomia, poi si estende, insomma, in varie forme. Allora, Coiret usa questa espressione, secondo me bellissima, per descrivere un aspetto chiave della rivoluzione scientifica in campo astronomico, che è l'esplosione della sfera. Che cos'è la sfera? La sfera era il cosmos antico. Il cosmos antico non è semplicemente l'universo, c'è un'idea, diciamo, di finitezza, di compiutezza, di armonia, di gerarchia interna, tutte queste caratteristiche così. Queste connotazioni estetiche in qualche modo legate a questo termine cosmos, la scienza moderna in qualche modo fa esplodere questa sfera, la fa esplodere intanto dal punto di vista proprio diremmo volumetrico, no? L'idea che il cosmo sia in realtà un universo infinito è un'idea dirompente dal punto di vista antico. Questa sfera esplode e diventa diciamo, progressivamente molto più simile all'immagine cosmologica attuale, allora, al di là della finitezza e infinitezza, questo è un problema complicato, ma certamente molto più grande del cosmo antico, molto più vuoto del cosmo antico e molto più omogeneo del cosmo antico. Quindi questa espressione è molto efficace di Coiret, insomma, tocca un punto importante. Vedete, questo universo nuovo è un universo, dice, del quale la fisica celeste e la fisica terrestre vengono identificate e unificate. Un elemento chiave della rivoluzione scientifica dal punto di vista astronomico e di conseguenza per la cinematica, per la fisica anche del moto terrestre, ha un punto forte nella unificazione. Questo ha avuto un ruolo anche proprio culturale nell'immaginazione dell'epoca molto forte nel celebrare, diciamo così, i trionfi della, in particolare della meccanica moderna, no? Cinque principi capaci di spiegare una quantità spaventosa di eventi sulla Terra e nei cieli. Non ci sono leggi differenti tra Terra e cieli, sono le stesse leggi, poche, semplici, espresse in una forma matematica tutto sommato abbastanza semplice. Questo diciamo, risultato nel senso dell'unificazione è un risultato potentissimo per accreditare, diciamo così, le capacità della scienza moderna di descrivere il mondo intorno a noi, e diciamo è anche il punto di origine di un ideale scientifico che è tuttora molto forte per ottimi motivi, cioè l'idea che, insomma, l'obiettivo delle scienze dovrebbe quello di, come dire, dirigersi verso un'unificazione, tentare di trovare modi per ridurre una molteplicità di fenomeni a poche leggi il più semplici possibile. Questo grande ideale sostanzialmente nasce anche lui nella rivoluzione scientifica. Molto spesso in presentazioni così un po' di grana grossa o nei manuali, quando si dedica una pagina iniziale così a questa pennellata di storia o manuale didattica delle scienze e cose del genere, enfatizza in relazione alla rivoluzione scientifica l'espressione metodo sperimentale, cioè la scienza moderna nasce col metodo sperimentale, cioè quando gli uomini decidono di usare il metodo sperimentale. Allora si capisce già dal modo in cui ve l'ho presentato retoricamente che, insomma, non è una cosa molto seria presentare le cose
in questi termini, nel senso che non si capisce perché la scienza nasce dicendo semplicemente che nasce perché si comincia a usare il metodo sperimentale. Cos'è il metodo sperimentale? Perché il primo gennaio 1600 la gente comincia a pesare, a misurare, invece prima così andavano a spanne? È una cosa assurda detta in questi termini, no? Serve semplicemente retoricamente per dire: occhio ragazzi, stiamo facendo un'attività in cui uno deve fare le misure come si deve, perché se no non torna niente. Allora, in questi termini va bene. Dal punto di vista della di una vaga idea di spiegazione del perché la rivoluzione scientifica è così importante, è una cosa priva di senso. D'altra parte, è ovviamente vero che lo sviluppo vorticoso di cui dicevo prima, teoria scientifica, comporta anche uno sviluppo vorticoso dal punto di vista delle capacità di interpretare l'esperienza. Quindi il lato sperimentale della scienza è indiscutibilmente in enorme ascesa, no? Questo, su questo non c'è alcun dubbio. Quindi la ironia che facevo prima non vuole negare questo fatto, che sarebbe assurdo negare. Il punto però è che una nozione per noi anche qui oggi evidente come quella di esperimento deve essere inquadrata nei fattori di cui vi dicevo prima. Quando noi oggi diciamo la certa tal comunità scientifica sta costruendo un esperimento, noi non diciamo che i membri di quella comunità scientifica si mettono, diciamo così, a guardare l'esperienza così molto attentamente, ma si mettono là a guardare quello che c'è fuori, no? Si presuppone, indica implicitamente che quando si costruisce un esperimento si costruisce, diciamo così, un'esperienza in un senso artificiale, no? Con scopi conoscitivi, quindi in qualche misura guidati dalla teoria che stiamo cercando di sottoporre a controllo, eccetera. Quindi l'esperimento non è guardare l'esperienza fuori, aprire la finestra sull'esperienza, no? L'esperimento significa costruire una situazione artificiale che noi possiamo controllare, sperando di averla costruita in modo tale che il nostro controllo ci dica se la nostra teoria in qualche modo è riuscita a descrivere un pezzetto di mondo, a individuare alcune regolarità, alcune leggi che riteniamo importanti per quel pezzo di mondo. Quindi è una costruzione artificiale guidata da interessi, da linee di ricerca di tipo teorico. Bene? Allora, da questo punto di vista, la forte input, forte spinta data da quell'idea di modernizzazione che vi dicevo prima, indiscutibilmente consente di, metterci sulla strada di costruire esperimenti in un senso contemporaneo, cioè la capacità di descrivere i fenomeni in un senso modellistico usando la matematica in modo adeguato permette anche di costruire esperimenti in un modo che oggi riconosciamo così importante. Quindi l'idea di esperimento, la dimensione sperimentale è ovviamente fondamentale per lo sviluppo della scienza moderna, ma in qualche maniera è funzionale all'aver riconosciuto cosa significa studiare il mondo da fuori in un modo che oggi noi riconosciamo come scientificamente sensato. Bene? E anche qui, ora qui vi devo risparmiare, c'è una bella citazione di Quere, appunto, che salto, se no stiamo qui fino a domani. Questa idea del modello, da un lato in un tentativo così di caratterizzare che cos'è che distingue in modo così importante la produzione scientifica, può essere appunto individuato come il fattore chiave. Dall'altro lato, per il discorso che ci interessa, è il fattore chiave anche per cercare di capire o di soffermarci un pochino di più sul senso in cui la rivoluzione scientifica avvia questo processo che io ho chiamato di divergenza dal senso comune. Quindi la modellizzazione da un lato indiscutibilmente mette la scienza su binari che la portano fino a noi, dall'altro lato crea un problema filosofico. Quindi semplificando, prima della rivoluzione scientifica non esisteva né di fatto né di diritto una distinzione tra ciò che oggi chiamiamo scienza e ciò che
ciò che oggi chiamiamo filosofia. Non esisteva. Questo, diciamo, tra l'altro deve renderci molto accorti dal punto di vista storiografico quando studiamo autori, opere, imprese intellettuali di epoche in cui questa distinzione non c'è, perché altrimenti diciamo delle cose veramente assurde, no? È molto in voga nell'ambito anglosassone dedicare studi o presentazioni a cose tipo la filosofia della scienza in Cartesio o in Aristotele. Allora, io ho grande stima per questo tipo di cose, perché sicuramente in grandi filosofi del passato ci sono riflessioni profonde su aspetti che oggi metteremo più dalla parte della scienza, quindi è una cosa seria occuparsene in quella forma. Basta, diciamo così, essere consapevoli, non dico che quelli che lo fanno non lo siano, dico per discutere in proposito, basta essere consapevoli che formalmente questo è, come dire, un abuso in un certo senso, perché presuppone la distinzione tra scienza e filosofia, presuppone anche una distinzione, come dire, categoriale, no, di strumenti concettuali con cui parlare di quelle cose, che all'epoca non esisteva. E il fatto che non esisteva è così importante che anche il fatto che oggi esiste non esime dal comprendere che, dal punto di vista di principio, distinguere concettualmente, filosoficamente, tra filosofia e scienza è molto difficile. Cioè, una delle lezioni fondamentali della filosofia del Novecento, in un certo qual senso, andando un po' a spanne, però è ragionevole, una delle lezioni è che trovare una definizione, una serie di criteri rigorosi per distinguere filosofia e scienza è quasi impossibile. Poi, diciamo, è chiaro che uno che sta al CERN o al laboratorio Pasteur di Parigi fa scienza, e uno che fa quello che faccio io adesso fa filosofia. Bene, però se io dovessi dare una serie di criteri, di condizioni necessarie e sufficienti per cui questa cosa è scienza, questa cosa è filosofia, beh, insomma, parecchia gente intelligente se ne è occupata nel Novecento, ci convince che non è facile, quantomeno. Ok, allora, quindi divergenza a senso comune legata a questa idea della modellizzazione. Ebbene, due grandi esempi di questo fatto, legati anche qui all'opera scientifica di Galileo. Allora, la prima è quella che gli viene indicata come concezione relazionale degli stati di moto, di quiete, di un sistema. E poi uno dei grandi trionfi di Galileo, nonché della fisica moderna, c'è, cioè, quello che viene chiamato oggi il principio di relatività galileiano, in realtà principio di relatività perché nella forma è sopravvissuto anche. Allora, concezione relazionale degli stati. Allora, vi dicevo prima, la rivoluzione scientifica dal punto di vista dell'analisi del moto è uno dei grandi filoni, non solo moderni, insomma, da sempre, meglio detto, è l'analisi del moto dei corpi. Corpi, come dire, di media scala, cioè della scala più o meno nostra, che è la scala alla quale, fino all'introduzione di strumenti più sofisticati, gli esseri umani potevano fare le loro riflessioni. Bene? Allora, nella concezione, questo semplificando anche qui parecchio, diciamo premoderna, in qualche modo quelli che chiameremmo un corpo, un sistema fisico, quando era in uno stato, moto di quiete, beh, lo era in questo stato perché aveva in qualche misura, questa era l'intuizione, delle proprietà intrinseche, no? Cioè c'erano delle proprietà in qualche modo intrinseche che rendevano quello stato proprio uno stato di quiete, indipendentemente da tutto, oppure uno stato di moto. Quindi il moto di un corpo era legato all'esistenza di proprietà interna al corpo in qualche misura. Bene? Quindi il fatto che si muovesse o stesse fermo, tra virgolette, era una cosa che gli apparteneva, così come il fatto che fosse sferico, che fosse avesse un colore, cose del genere.
Allora, questa concezione qua è una concezione molto intuitiva. Ripeto, prima ho detto, quando noi impariamo un po' di fisica, facciamo in poco tempo il percorso che l'umanità ha fatto in più tempo. Lo facciamo tutti, non c'è verso. Perché è una cosa, come dire, proprio radicata nella nostra struttura cognitiva. No? Noi tendiamo a pensare, a, in questo caso, agli stati di moto di piede e di corpo, in quel modo. E questo è un aspetto interessante, sostanzialmente funziona bene dal punto di vista della nostra sopravvivenza. Quindi darwinianamente, tutto sommato, questa che viene detta fisica intuitiva, non a caso è proprio una fisica ingenua, funziona abbastanza bene dal punto di vista intuitivo. No? Quando costruiscono i robot e gli mettono dentro un po' di fisica, non gli mettono dentro la fisica di Galileo, gli mettono dentro qualcosa che assomiglia a questa roba qua che abbiamo noi in testa, no? Cioè che è scorretta, però che funziona dal punto di vista comportamentale. Questo è molto interessante da un certo punto di vista. La fisica, diciamo, moderna nascente già con Galileo, si allontana da questa idea, no? Si allontana da questa idea e introduce un'idea che noi abbiamo, insomma, interiorizzato con diversi secoli di storia dopo, e cioè l'idea che non ci sia niente di intrinseco nel fatto che un corpo sia in uno stato che noi convenzionalmente indichiamo come di moto o di piede. Gli stati sono, diciamo, delle configurazioni relative a certi riferimenti che noi scegliamo per convenienza. Bene? Quindi dal punto di vista moderno, uno stato è di moto di piede, lo si definisce in relazione a un riferimento che noi scegliamo. E siamo in grado, scegliendo riferimenti diversi, di avere delle leggi che ci collegano le descrizioni fatte in riferimenti diversi. Queste leggi di trasformazione che si chiamano appunto galileiane. Non sono state di Galileo, ma sono ben coerenti, diciamo, con la cinematica di Galileo. Va bene? Quindi la nozione di stato, di moto di piede, la nozione di velocità sono nozioni completamente relazionali, non hanno un significato intrinseco. Bene? Noi le sappiamo governare bene, quindi il fatto che non abbiano un significato intrinseco non significa che non hanno significato, hanno un significato relazionale che la fisica riesce a gestire bene. Okay? Naturalmente ci sono, queste quantità sono relazionali, altre quantità sono assolute, non è che sono solo quantità relazionali, naturalmente. Altre quantità sono assolute. Questo fatto è già appunto esplicitamente chiarito in Galileo, che nel dialogo sui due massimi sistemi del mondo sostanzialmente vuole cercare di convincere la comunità scientifica che il modello copernicano è corretto, a rigore fallisce. Domanda: riesce Galileo a dimostrare la adeguatezza del modello copernicano? No. Però nel fallire produce una serie di risultati intermedi straordinari, quindi è un grandissimo fallimento. Nel dialogo su più un esempio. Bene, potessimo fallire tutti così, cercare di ottenere un risultato mettendo dei mattoncini, quelli che questi mattoncini rimangono alla scienza moderna, il risultato finale in realtà no. Però questo è uno dei mattoncini che rimane. Questo passo è particolarmente efficace, come diciamo, sempre il dialogo è un capolavoro scientifico, ma anche letterario, è una lingua veramente eccezionale, anzi uno dei più grandi testi nella storia della lingua italiana, per gli storici della lingua italiana, dice Galileo, vedete, però nota, però vuol dire perciò, il moto intanto è moto, e come moto opera, in quanto ha relazione a cose che di esso mancano. Ma tra le cose che tutte ne partecipano ugualmente, niente opera, ed è come se non fosse. Perfetto. Quindi, lo stato di moto è tale relativamente a certe scelte. Cambiando quello che si chiama il sistema di riferimento, uno stato di moto diventa uno stato di quiete. E non c'è niente di, diciamo, grave in questo. Bene. La nostra descrizione dei fenomeni funziona bene se noi
diciamo, assumiamo questa cosa qua. E quindi continua, insomma, dicendo le mercanzie con le quali carica la nave, lasciando Venezia, fa tutto un percorso lunghissimo, e dice, ma però se noi prendiamo due scatoloni sulla nave, fra di loro, non hanno fatto un passo. Certo, rispetto al porto da cui sono partito, hanno fatto 2000 miglia. No? Tutto dipende da dove guardo. Questo è Galileo Galilei, questo è la cinematica moderna, insomma. Allora, ripeto, però questo dal punto di vista intuitivo non torna tanto, no? Dal punto di vista intuitivo noi tendiamo a pensarla diversamente, quindi dobbiamo fare forza ai nostri sensi per comprendere che noi riusciamo a costruire una teoria robusta di quell'ambito di fenomeni se noi rinunciamo a questa idea intuitiva. Bene? Quindi vedete che qui questa divergenza comincia a diventare piuttosto seria. Allora, l'impresa, diciamo, a cui si accinge Galileo scrivendo il dialogo, un'impresa di carattere astronomico, quindi l'obiettivo è cercare di convincere che il modello copernicano è quello corretto. Per fare questo bisogna abbattere alcuni pregiudizi di carattere non astronomico ma cinematico. Infatti, diciamo, la storia dell'astronomia, sia in Copernico sia più avanti, insomma, la storia dell'astronomia è interessante perché in realtà ovviamente non è un caso che la fisica, nel senso non solo dei cieli, anche della Terra, nasce con un forte impulso a partire dall'astronomia. Perché se noi studiamo la storia dell'astronomia, vediamo che per cambiare l'astronomia bisogna cambiare anche la fisica della Terra. Quindi la spinta data dall'indagine nel tentativo di comprendere qual è la struttura del cosmo porta necessariamente anche a cambiare la fisica dei moti intorno a noi. Questo è il motivo per cui Galileo, in realtà, provando a raggiungere il suo obiettivo cosmologico e non riesce, rivoluziona la fisica del moto intorno a noi, perché bisogna cambiare tutte e due, diciamo, sono fortemente integrate. Allora, un passaggio chiave in questo viene svolto da questa discussione, che è un grande classico della storia della scienza, che si svolge nella seconda giornata del dialogo sulle due massimi sistemi, che è sostanzialmente la, come dire, introduzione, la difesa di quello che oggi noi chiamiamo principio di relatività. È un passaggio, diciamo, chiave, delle grandi idee della fisica moderna e contemporanea, perché in sostanza vive tuttora nella fisica, ben oltre la fisica di Galileo, Newton, eccetera, no? Cioè è una, diciamo, intuizione forte sul ruolo delle leggi nella descrizione del mondo, insomma, quindi è veramente una delle forse cose più grandi che siano state mai inventate dal punto di vista scientifico. Però ha diciamo, una motivazione più specifica di carattere astronomico, cioè si inserisce in una polemica nei confronti dei nemici del modello copernicano, che in qualche modo volevano, diciamo, combattere il modello copernicano utilizzando, guarda caso, l'intuizione comune. Vedete quanto è proprio radicato la nascita della scienza questo problema qua. Quindi dicendo che se era vero che la Terra era in movimento, una serie di fenomeni avrebbero dovuto verificarsi, fenomeni che non si verificano, quindi la Terra sta ferma. Discorso del lancio di oggetti dall'alto di una torre, mentre io vado su una torre alta 20 metri, lancio una pallina di piombo. La pallina di piombo prende un certo tempo per arrivare a terra. In quel tempo, se la Terra si muove, avrà percorso un certo spazio. Questo significa che la pallina di piombo non dovrebbe cadere a piombo, come si dice in fondo alla torre, ai piedi della torre, ma un po' più in là, a seconda della direzione nella quale gira la Terra. Giusto, perché se la Terra gira, gira molto velocemente, no? In questo momento noi siamo belli tranquilli e andiamo a 30 km al secondo. Quindi l'esempio di divergenza tra intuizione comune e scienza. Stiamo andando a 30 km al secondo. Allora,
30 km al secondo, se io la tiro da 20 metri è tanta roba, no? Quindi questa pallina dovrebbe cadere da un'altra parte. Però faccio gli esperimenti e cade sempre a piombo, dicono gli anticopernicani. Quindi la Terra sta ferma. No? È un argomento interessante, convincente, no? Perché usa l'intuizione. Il principio della relatività è l'esito del grande tentativo geniale di Galileo di rispondere a queste obiezioni qua. Cioè, tentativo di rispondere all'obiezione facendo vedere che questa obiezione non ha senso perché trascura un fatto. Però, come dire, un fatto che è una grande scommessa teorica. Questo sta la genialità di Galileo. Qual è la grande scommessa teorica? La tesi che i moti del tipo, diciamo, che sono coinvolti in analisi di questi fenomeni qua, soddisfano il principio della relatività. Questo è il grande postulato che la fisica successiva ha dimostrato corretta. Allora, questa discussione appunto è condotta nella seconda giornata del dialogo sui due massimi sistemi, è rappresentata in teatro da Marco Paolini nel suo spettacolo su Galileo, che è uno spettacolo bellissimo, molto ben fatto dal punto di vista anche scientifico, e c'è naturalmente una parte ad hoc sul principio di relatività che fa morire da ridere, peraltro è fantastica. Se non l'avete visto, andate su YouTube a cercarlo perché veramente vale la pena. Allora, cosa propone Galileo? Propone quello che gli studiosi successivi hanno chiamato un esperimento mentale, il primo grande esperimento mentale della storia scienza moderna. Anche questo è un fatto di grande importanza relativamente alla rilevanza della modellizzazione della nascita della scienza moderna. Cioè, la scienza moderna e contemporanea è segnata in alcuni punti chiave da esperimenti mentali, cioè ideali, non realizzabili rigorosamente nella forma in cui vengono presentati, ma capaci di dirci qualcosa sulla realtà. Questa è la scommessa, no? Il famoso ascensore in caduta libera di Einstein per la teoria della relatività generale, un altro grande esempio di esperimento mentale, no? Si dice che lui pensava, era nel suo studio, a un uomo che cade dal tetto per un palazzo di 15 metri, quello che è, no? E poi, insomma, ne trae una serie di conseguenze importanti. Vabbè. Esperimento mentale. Una nave con una stiva. Allora, uno degli aspetti più belli di questo passo è che Galileo racconta un'esperienza comune, non fa un teorema, no? Racconta un'esperienza comune che potremmo fare tutti, ma in realtà c'è una specie di sottotesto nel quale quell'esperienza comune che sta raccontando è un esperimento scientifico. Quindi è un doppio livello in questo passo, in larga parte del dialogo, che la rende anche così profondo. Allora, la situazione molto comune è quella di appunto una nave con una stiva, cioè una camera chiusa da cui non si può vedere fuori, questo è essenziale. Qual è l'idea? Andiamo lì con qualche amico e facciamo una serie di cose molto semplici. Va bene? Cose molto semplici. Diciamo così, piccole azioni, dice, vi portate qualche amico e qui nella maggior stanza che sia sottocoperta, e qui vi dotate di insetti. Qui Paolini si supera nel descrivere questi insetti che si porta con questi amici, pesci, pesce rosso in una sfera con l'acqua, e poi prendete un secchiello, lo rovesciate e ci mettete un altro contenitore giù in basso con una bocca piccola, bene? In modo che la goccia, il secchiello dall'alto lasci cadere goccia dopo goccia dell'acqua. Questa goccia deve entrare nel recipiente di sotto. Naturalmente, appunto, uno scienziato dice: la bocca deve essere un po' piccola perché deve cadere sempre verticalmente. Se fosse così grande non riuscirei a vederlo, invece se è piccola vedo che ci cade sempre dentro senza battere sui bordi. Quindi racconta
delle azioni semplici, ma in realtà sta costruendo un laboratorio, no? Nel quale noi facciamo delle cose. Qual è l'idea verso cui ci sta portando Galileo? Questa nave è ferma nel porto, bene? La facciamo muovere e rifacciamo le stesse cose di prima e vediamo se succede qualcosa di diverso o no, a condizione di stare dentro la stiva, naturalmente. Va bene? Allora, e fa una serie di cose, vi risparmio, ma spero che poi ve le andrete a leggere. Allora, osservate che avrete diligentemente tutte queste cose. Cosa sono queste cose? Vedete gli animaletti, tutti questi insetti che volano in tutte le direzioni, no? Diceva, non c'è una direzione privilegiata in cui gli animaletti volano. E il pesce nella sfera lì con l'acqua se ne va in giro in tutte le direzioni, no? Poi vi siete portati anche una palla, vi tirate la palla con gli amici e vedete che fate esattamente lo stesso sforzo se la tirate così o se la tirate così. Bene, poi saltate, fate divertire, saltate in tutte le direzioni, vedete che non fate nessuno sforzo maggiore se le distanze sono uguali su questa parte. Cose del genere. Quindi le osservate diligentemente, questo è un laboratorio, no? Fate muovere la nave con qualsiasi voglia velocità. Allora, io vi ho detto prima, questo è un esperimento ideale, cioè a rigore non si può fare come lo dice lui, per molti motivi. Bene? Perché cosa dice? Fate muovere la nave. Va bene? Fate muovere la nave, ovviamente, se la nave è ferma, per farla muovere dovete spingerla, quindi dovete imprimere una forza. Quindi il moto per un certo periodo sarà accelerato. Bene, io faccio finta che non ci sia questo. E prendo in considerazione il moto tale che faccio raggiungere la nave a una certa velocità e poi gliela faccio mantenere uniforme. Ok? E in questo pezzo in cui il moto è uniforme, cioè dice uniforme non fluttuante in qua e in là, rifaccio le cose che facevo prima. Cioè guardo gli insetti, guardo i pesci, guardo la goccia, no? E guardo il lancio della palla, i salti. E chiedo, ci sono delle differenze? No, è tutto uguale. Bene? È tutto uguale. Conclusione, posso io decidere, stando nella stiva, se la mia nave si muove o sta ferma nel porto? No. E come posso fare a decidere se la terra si muove o no? Facendo qualcosa di molto simile a quello che fanno questi stando nella stiva? Quindi l'argomento degli anticopernicani non ha nessun senso. Questo è il principio dell'attività, cioè le leggi fondamentali, in questo caso di tipo meccanico, che governano queste semplici azioni, sono indifferenti al sistema di riferimento rispetto al quale sono definite. Cioè funzionano allo stesso modo. Quindi non posso usare quelle leggi per dire in quale sono, perché se sono indifferenti non lo posso fare. Punto. Il mondo è fatto così a una certa scala. Bene? Questo, diciamo, Galileo ci scommette, non lo sa per certo. Questo vuol dire fare una teoria, fare una grande scommessa sperando che questo dia luogo a una teoria robusta, cosa che è successo. Bene? Perché non si trova là fuori il principio di relatività. Capite cosa intendo quando dico che la scienza moderna nasce con l'idea del modello e della teoria che viene prima dell'esperimento? Non lo trovo là fuori. Il principio dell'attività. Non posso fare un esperimento per vedere se vale il principio dell'attività, perché lo devo assumere. Ok? Quindi in questo senso c'è un motivo profondo per cui Galileo è il grande, come dire, santone dell'idea del modello come chiave per la scienza moderna. Questa è una grande realizzazione di questa idea. Perché io devo postulare che valga un principio dell'attività, sperando, diciamo così, che la teoria che ci costruisco sopra poi venga confermata, cosa che è successa. Bene? Però in questo senso la discussione di questa storia qui è così efficace, diciamo così, per esemplificare questo punto, no? Ed è efficace pur essendo, o meglio, proprio perché è un esperimento mentale, cioè non realizzabile in termini
rigorosi così come viene descritto. Primo perché, come vi ho detto, quando io spingo la nave devo mettere tra parentesi il moto accelerato che risulta dall'applicazione della forza per far levare, togliere la nave dal porto. Secondo perché la nave si muove sulla Terra e la Terra è sferica. Ok? Terra è sferica. Quindi muoversi sulla superficie di una sfera, il moto di un corpo sulla superficie di una sfera, non è un moto uniforme. Non c'è versi. Devo approssimare, devo idealizzare, cioè devo dire, bene, prendo un pezzetto talmente piccolo della sfera che è quasi come una retta. Questa è una ulteriore approssimazione. E su questo, diciamo, Galileo non aveva le idee chiarissime. Cioè, per Galileo il moto su una sfera è un moto uniforme. Vabbè, poverino, insomma, già fatto abbastanza, no? No? Però Galileo su questo non aveva le idee chiarissime. Va bene, questa è una citazione. Allora, vedete qui, diciamo, riuso questo passo di Galileo, no? Perché qui è un altro esempio di cosa vuol dire credere al discorso piuttosto che non alla sensata esperienza. Quindi è proprio alle origini della scienza moderna il fatto che io costruisco una teoria scientifica con la dignità che attribuiamo alle teorie scientifiche con occhi contemporanei, ma così facendo mi distacco dal senso comune. Cosa devo fare delle scienze dal punto di vista filosofico quando mi comportano questo distacco? Questo è un grande problema, sostanzialmente aperto, forse, come dire, irrisolvibile in linea di principio, e anche, mettiamola così, anche più sociologicamente, forse uno dei motivi per cui, insomma, a fasi le scienze, sì, da un lato sono così presenti nella nostra vita, ma vivono anche una fase di, come dire, di discredito dal punto di vista dell'immagine pubblica, no? Uno degli aspetti, secondo me, di difficoltà da questo punto di vista è anche proprio questo, che noi dobbiamo fare un enorme sforzo di immaginazione per metterci dal punto di vista di ciò che le teorie scientifiche dicono, tra virgolette, davvero del mondo, perché a noi sembra che vada completamente diverso. Quindi non è facile credere, no, a delle teorie che ci dicono che i colori non esistono, che noi pensiamo di vedere una scena con tutte le cosine fatte per bene, tutti gli oggetti, eccetera, invece la complessità della scena la costruisce il nostro sistema nervoso. Noi vediamo pezzetti, flash, così, l'insieme lo fa il sistema nervoso. Ma come? Io li vedo voi, qui tutto uno accanto all'altro, i colori, tutto quanto. No? Invece i neuroscienziati fanno vedere cosa vede l'occhio, sono tutti flash. E la composizione la fa un'altra cosa. Quindi la divergenza tra ciò che dice la scienza e il senso comune è enorme. Cosa dobbiamo fare di questa cosa? Allora, è enorme anche dal punto di vista, facendo un balzo in avanti, se noi, diciamo così, andiamo a vedere, seppure insomma in termini molto semplici, andiamo a vedere, diciamo, qual è l'immagine in termini un pochino più aderenti alla descrizione scientifica dello spazio e del tempo, nel caso, diciamo così, di teorie cosiddette classiche in termini, diciamo, molto vago e non molto significativo, però per intendersi classiche è fino ad Einstein per lo spazio-tempo e prima di altri, nel caso di altre teorie. Allora, Galileo è sostanzialmente anche, insomma, per un bel pezzo in avanti, diciamo così, la descrizione dello spazio-tempo ovviamente è di natura molto più qualitativa rispetto a quello che è venuto dopo. Bene? Con lo sviluppo della riflessione scientifica, dell'indagine scientifica, appunto la ricerca si è orientata in un certo modo e ha
arricchito in un senso matematico la descrizione dei fenomeni collocati nello spazio del tempo, e quindi diciamo, oggi parliamo di una autentica struttura spazio-temporale. In qualche modo una teoria dello spazio del tempo modernamente ha come obiettivo quello di descrivere quella che si chiama la geometria dello spazio-tempo. Geometria dello spazio e del tempo, meglio, geometria dello spazio-tempo. Bene, allora, classicamente una descrizione di questa struttura spazio-temporale è una cosa del genere. Allora, per motivi proprio, come dire, grafici, lì dentro ci sono tre dimensioni soltanto, bene? Tre dimensioni soltanto. In realtà, diciamo, ci vorrebbero tre dimensioni per lo spazio e una per il tempo. Non lo posso fare, e voi come tutti quanti credete a questa cosa perché è l'unica cosa che graficamente si può fare. Bene, due dimensioni per lo spazio e una per il tempo. Allora, si individua, diciamo, convenzionalmente una direzione del tempo. Bene. Allora, a ogni punto su questa direzione, a ogni punto viene associato, diciamo così, un piano. Bene? Allora, che cos'è questo piano? Questo piano è l'insieme di tutti gli eventi spazio-temporali a un certo istante. Bene? Quindi avete una freccia del tempo e questo tempo viene, diciamo, individuato, no? Da una sorta, ogni tanto chi si occupa di queste cose usa la metafora del mazzo di carte. Avete delle fette, diciamo così, spazio-temporali, che vengono chiamati piani di simultaneità. Cioè prendete un istante, no? Allora, a quell'istante questa fetta individua l'insieme di tutti gli eventi a quel tempo, che quindi sono tra di loro simultanei. Ok? Andando in avanti il tempo avete una fetta dopo l'altra, giusto? Allora, questi due punti qui sono due eventi dello spazio-tempo, sono simultanei perché stanno sulla stessa fetta. Quindi condividono il tempo, simultaneo per quello, la distanza temporale tra di loro è zero. Hanno una certa distanza spaziale. Ok? Allora, dal punto di vista della descrizione classica, questa suddivisione è assoluta. Cioè vale per tutti gli osservatori allo stesso modo. Quindi esiste una struttura assoluta fatta in quel modo, in cui ogni istante c'è la nostra fetta, c'è una distanza spaziale, quindi possiamo definire una distanza spaziale e possiamo definire una distanza temporale. Bene? Proprio la distanza nel senso della metrica, come si dice. No? Cioè c'è una, presi due punti, c'è una certa quantità che stabilisce la distanza spaziale e la distanza temporale. Allora, piani di simultaneità e distanze sono assolute. Va bene? Quindi ho due sistemi di riferimento, in uno un oggetto in quiete, nell'altro un oggetto che si muove, di velocità uniforme. Questi osservatori in questi due sistemi non concordano su alcune cose, ma concordano su questa struttura qua. Cioè, per qualunque osservatore la distanza spaziale tra questa e quella lì, la distanza temporale tra questa o tra questi due è quella. Ok? Allora, quando viene introdotta la teoria della relatività speciale, questa roba un po' salta. In particolare, come descrive in questa, diciamo, famosa formulazione Einstein, c'è un bellissimo testo che si chiama, è stato tradotto in italiano con relatività due punti esposizione divulgativa, un testo bellissimo, c'è il famoso esempio del
l'uomo sulla banchina e l'uomo sul treno, no? Si discute del fatto di come si stabilisce che due eventi sono simultanei tra di loro. Bene? Tra l'altro, diciamo, è quella sì, un'esposizione divulgativa, però segue, per quanto riguarda questa storia della simultaneità, abbastanza da vicino quello che Einstein fa effettivamente nel lavoro del 1905. Il lavoro del 1905 è un lavoro che ha almeno un terzo di discussione filosofica sulla natura dello spazio e del tempo. Proprio è un lavoro, diciamo, scientifico atipico da un certo punto di vista. E l'esposizione divulgativa da quel punto di vista introduce solo questa storia della banchina e del treno, ma segue abbastanza da vicino. Allora, dice Einstein, quando noi dobbiamo stabilire che due eventi sono simultanei, che cosa facciamo? Usiamo la luce. Va bene? Usiamo la luce, cioè mandiamo raggi, segnali luminosi. Va bene? Allora, noi ci mettiamo, prendiamo un segmento da qui a là e ci mettiamo a metà. Va bene? Mettiamo due specchi. Quando siamo a metà, lanciamo due segnali luminosi contemporaneamente verso i due specchi. Allora, se questi due segnali ritornano e si incontrano nello stesso momento, cioè dove sono io, l'evento collocato in uno specchio e l'evento collocato nell'altro sono simultanei. Va bene? Perché arrivano nello stesso momento. Se non arrivassero nello stesso momento, non lo sarebbero. Bene? Allora, uno dice, bene, allora noi utilizziamo trasformazione Galileo e prendiamo il caso di un osservatore rispetto a me che sto fermo in questo pezzo, un osservatore su un treno che si muove, ok? Qual è il problema? Il problema è che nella seconda metà dell'Ottocento, con la legge dell'elettromagnetismo classico, si scopre che la velocità della luce ha lo stesso valore in qualunque sistema di riferimento. Cioè, se io sono in questa stanza e faccio una misura della velocità della luce nel vuoto, per assurdo, poi prendo un altro osservatore che sta in un'astronave che si muove e lui si mette a fare una misura della velocità della luce nel vuoto, i nostri due valori coincidono. Questa è una cosa classicamente incomprensibile, no? Perché io dovrei sommare al mio valore velocità la velocità che ha l'astronave che si sta muovendo, ma questo non succede, è un fatto, proprio un fatto empirico. Nella seconda metà dell'Ottocento si fa una valanga di misura della velocità della luce sempre C in qualunque sistema di riferimento. Allora, questo comporta il fatto che quando io faccio una procedura di questo tipo può capitare che eventi che sono simultanei per me che sto qui non lo siano per osservatori che sono in moto rispetto a me, quando però, questo è importante, questi osservatori vanno parecchio veloce, cioè devono andare a velocità confrontabili con quelle velocità. Se vanno a velocità, diciamo, basse, la differenza è praticamente nulla. Se però questi osservatori vanno forte, quindi si avvicinano a velocità confrontabili con la luce, i giudizi su simultaneità tipicamente non sono uguali. Questo dipende dal fatto che questo C non si compone, insomma. Rimane sempre uguale. Questo obbliga a cambiare la cinematica, quindi le trasformazioni Galileo non valgono più, quindi mi devo inventare una nuova cinematica. Insomma, la teoria della relatività speciale in sostanza è la conseguenza di questo fatto, cioè l'invenzione di una nuova cinematica che si riduce a quella di Galileo per velocità basse, ma che cambia per velocità elevate. Quando succede questo, la simultaneità diventa una relazione non invariante, quindi osservatori divergono su che cosa è simultaneo con che cosa. Questo comporta che questa
questa struttura qui non può più valere questa forma, diventa una roba del genere. Cioè, allora, questo è l'asse del tempo, va bene? Se io prendo due eventi qua, relativi a due tempi, ok? Posso, diciamo così, scegliere i sistemi di riferimento in modo tale che in certi sistemi questi due eventi sono simultanei, in altri no. Beh, questa è una conseguenza, diciamo così, di questa costanza della velocità della luce. Quindi la struttura spazio-temporale cambia. Quella foliazione, come si dice in piani simultaneità, non è che scompare, ma perde la sua assolutezza. Cioè, la possibilità di affettare lo spazio-tempo non è unica. Dipende dallo stato di moto dell'oggetto. Naturalmente, questo non toglie, questo è molto importante, che, diciamo, alcuni aspetti della nostra descrizione perdono il loro carattere di assolutezza rispetto alla descrizione classica, ma non tutto. No? È noto che Einstein non apprezzava il nome teoria della relatività, avrebbe voluto chiamarla teoria dell'invarianza, però poi la cosa gli è scappata di mano e ha detto, vabbè, amen, chiameremo teoria della relatività. Perché nella teoria della relatività, che è un'altra, diciamo, una descrizione di una nuova geometria dello spazio-tempo quando le velocità coinvolte sono elevate, ci sono, ripeto, delle relazioni che non sono più assolute, ma ci sono delle altre relazioni che lo sono, quindi ci sono degli assoluti anche nella teoria della relatività. Questo tanto per non incorrere, diciamo, in errori. Allora, venendo al discorso della descrizione della nostra intuizione del tempo dentro questa configurazione, queste coordinate, diciamo così, teoriche. Perché? Ah, ok, allora stringo da morire. Allora, salto un pezzo. Allora, qual è il punto? Io, appunto, vi ho detto prima, vorrei tutto fino a noia. Un conto è la descrizione scientifica, un conto è l'intuizione in senso comune. Bene, relativamente al tempo, una delle intuizioni più radicate nella nostra interiorità, nel nostro sistema cognitivo, quello che volete, è l'intuizione del passaggio del tempo, no? Fin dalle origini stesse della filosofia hanno a che fare con la natura del tempo, quindi questo è ovviamente un altro grande tema su cui c'è un cortocircuito tra scienza e filosofia. Il problema è: possiamo rendere conto o rendere giustizia in qualche modo dell'intuizione comune alla luce di ciò che la fisica dice del tempo? Risposta: dipende. Cioè, la cosa è comunque molto controversa, ecco, diciamo così. Allora, qui si entra in un campo che ormai ha una sua dignità, tutta una sua anche specializzazione, che è la metafisica del tempo, cioè filosofia analitica del tempo, in cui si usano gli strumenti della filosofia analitica per cercare di studiare questo problema della compatibilità tra relatività e vissuto temporale in qualche modo, no? Allora, da questo punto di vista, appunto, le cose sono abbastanza complicate, controverse. In che senso? Nel senso che ci sono, come dire, due grandi alternative che vengono chiamate presentismo ed eternalismo. Allora, che cos'è il presentismo in qualche modo? Beh, il presentismo è una tesi filosofica, metafisica, proprio nel senso stretto, metafisica, cioè sulla natura della realtà, per cui, come dire, ha diritto di essere considerato reale soltanto il presente.
C'è questa espressione carina che in anglosassone, che è il moving now, cioè l'ora che si muove, l'adesso che si muove. L'intuizione così di questo brutto disegnino è questo, c'è una, diciamo, l'ora, appunto l'adesso, è rappresentato come un piano di simultaneità. Questo piano di simultaneità viaggia nel tempo, no? E c'è solo lui disegnato lì, quindi questo vuol dire che in questa tesi filosofica ciò che è reale davvero, tra virgolette, è soltanto il presente, e questo presente si muove. Vabbè, è una possibilità, insomma, no? E in un certo modo dà conto della forza con cui il presente si impone a noi, quindi c'è un aspetto che è preso in considerazione nel tentativo di rendere conto dell'intuizione alla luce della fisica, no? Perché il divenire è importante, ma certamente ancora più presente a noi è, scusate il gioco di parole, il presente, l'ora, no? L'adesso, insomma. Quindi questo adesso è un piano di simultaneità che sappiamo cos'è, che viaggia nella direzione del vabbè, lì è una citazione così tanto per fare un po' di scena, però secondo me un grande filosofo del passato che ha scritto cose molto profonde nell'undicesimo libro delle Confessioni, Agostino, veramente un capitolo impressionante. Allora, qual è il problema di questa posizione? Il problema è che per il discorso che vi ho detto prima, che quella foliazione non è più assoluta, beh, se il presente si identifica con un piano di simultaneità, che cos'è presente dipende dal sistema di riferimento. Questo è un problema non da poco, no? Cioè, se io attribuisco, diciamo così, uno statuto di realtà bello pesante a una certa entità, e questa entità, alla luce della fisica, diciamo così, ha uno statuto non invariante. Questo non è proprio il massimo che si possa immaginare, no? Per cui, appunto, come scritto là, in qualche modo dobbiamo un po' impelagarci nel tentativo di come dire, provare a discutere un senso in cui anche quantità o relazioni o entità solo definibili rispetto al sistema di riferimento però sono un po' reali anche loro, che insomma non è proprio banale. Quindi il presentismo, come dire, ha dalla sua il fatto che rende, insomma, sembra rendere conto di questa importanza dell'ora, però il presente è proprio qualcosa che nella teoria ha uno statuto, diciamo, non invariante. L'alternativa, scusate, scritto vado un po' più avanti, poi se ritorno nei 3 minuti che mancheranno, l'alternativa è in qualche modo l'estremo opposto del segmento, cioè il cosiddetto eternalismo, oppure in inglese viene chiamata la block universe view, cioè la visione dell'universo come blocco, cioè in qualche modo l'idea che sia reale la totalità di passato, presente e futuro. E qual è, c'è una metafora che spesso viene fatta in queste discussioni, e cioè, allora, supponete che il nostro universo sia questo parallelepipedo di questa stanza. Bene. Allora, per noi non è impegnativo accettare il fatto che essere qui spazialmente o là non fa una grande differenza per la fisica, no? Cioè, è un fatto del tutto contingente. Non ha un, come dire, la differenza tra qui e lì non è qualcosa di cui la fisica dovrebbe rendere conto. È un fatto contingente che dipende, come dire, da una convenzione, da una scelta di dove appuntare la nostra attenzione, ok? Allora, noi tendiamo a pensare, sempre con le intuizioni di qui sopra, che il tempo sia diverso da questo. Cioè, che non valga che essere ora o domani sia la stessa cosa per la fisica. Giusto? Mentre ci è facile capire che essere qui o qui
non dobbiamo addossare alla fisica il compito di spiegare perché dovrebbe esserci questa gran differenza. Beh, sostanzialmente l'eternalismo è la tesi che dice che dovremmo adottare una posizione come questa anche per il tempo, cioè che il fatto di essere in un qualche punto del block universe è una questione di prospettiva, e quindi non in questa ottica qua il problema della realtà di questo divenire praticamente perde consistenza, perché ciò che, a cui viene attribuito questa realtà in un senso metafisico è il parallelepipedone, diciamo. E lì dentro, diciamo così, ciò che viene contenuto dentro il block universe contingentemente occupa collocazioni diverse, no? E la teoria descrive questa evoluzione attraverso quelle righette, quella linea che ho indicato lì, che la teoria chiama linee di universo, cioè curve nello spazio-tempo del block universe, ma nessuna ha un particolare privilegio rispetto ad altre. Okay? Quindi capite che è, in un certo senso è la posizione veramente speculare. Veramente speculare. E allora il problema, se volete, del presentismo è, ma dipende proprio da una nozione che non è invariante. Allora, qui non sembra esserci un problema del genere, perché le linee di universo sono invarianti. Se io traccio una linea nello spazio-tempo, insomma, la teoria ci dice, dettagli a parte, che la caratterizzazione di quella evoluzione lì è identica per qualunque osservatore. Bene? Quindi da quel punto di vista non ci sono problemi di invarianza. Però il problema è che si perde esattamente ciò che motivava l'indagine iniziale, cioè il divenire, che ciò che in qualche modo ci preme dal punto di vista intuitivo, perde completamente consistenza. Questo è un passo dall'autobiografia intellettuale di Carnap, in cui Carnap è un filosofo del Novecento molto importante, ha avuto incontri con un sacco di gente, qui descrive alcune discussioni che ebbe a Princeton negli anni 50, e vedete, una volta Einstein disse che il problema dell'ora lo preoccupava seriamente, spiegava che l'esperienza dell'ora significa per l'uomo qualcosa di particolare, di essenzialmente differente dal passato, dal futuro, ma che questa importante differenza non ricorre e non può ricorrere nella fisica. La tenace illusione è questa qua. Però questo, dice Carnap, preoccupava seriamente Einstein. Questo non perché uno debba pensare come un profeta tutto ciò che pensano questi grandi personaggi, ma soltanto per darvi insomma, un esempio così interessante, del fatto che l'eternalismo non ha il problema del presentismo, nel senso che ho detto prima, però in qualche modo, come dire, è una tesi che paghiamo a caro prezzo dal punto di vista della perdita proprio della intuitività di quell'idea a cui, che in un certo senso motiva il problema di fondo. Quindi guadagniamo, diciamo, dal punto di vista di quell'aspetto di invarianza, ma paghiamo questo fatto molto pesantemente, diciamo così, no? E quindi se andiamo per questa strada, beh, in qualche modo è come se decidessimo che questo problema di compatibilità alla fine non è così importante, cioè se l'intuizione se dell'intuizione non riusciamo a far giustizia nelle teorie, è tanto peggio per l'intuizione, insomma. Che è sempre una posizione possibile, ma appunto un po' onerosa. Direi che io